Buonasera a tutti, passiamo all'appello dei presenti. Iberini. Presente. Di Lauro. Presente. Carafa. Presente. De Petra. Presente. Di Giuseppe. Presente. Pietro Paolo. Presente. Di Marino. Presente. Candeloro. Presente. Vassalli. Presente. Giuliani. Presente. Pianieri. Presente. Bosco. Presente. Mi dovete salvare? Allora, la prigione. Lauro, infatti, ho sbagliato qua. Lauro, infatti, l'ho ricontrollato e non ho controllato bene. Lauro. Scusate. Niente. Passiamo alla trattazione del primo punto dell'ordine del giorno. Visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del 4 ottobre 2021, da cui risulta la proclamazione del sindaco e dei 12 consiglieri assegnati al comune, si sente? Adesso si sente? Adesso il bottone. Sì. Adesso. Riprovo? È acceso? Sì, è acceso, è rosso. È rosso. Forse bisogna segnare gli altri però. Viste le dichiarazioni degli atti dell'ente rese ai sensi delle disposizioni sopra indicate dal sindaco e dei consiglieri eletti e visto il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal responsabile del settore affari generali, chiedo se ci sono degli interventi per cause ostative alla convalida degli eletti. Se non ci sono interventi, vi chiedo il voto favorevole per convalidare in esito alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 l'elezione del sindaco, il signor Massimo Tiberini, e dei sottolineati consiglieri comunali Barbara Di Lauro, Veronica Lallo, Vincenzo Carafa, Domenico De Petra, Federica Di Giuseppe, Federico Pietro Paolo, Anna Di Marino, Carmine Gildo Candeloro, Giovanni Vassalli, Sabrina Giuliani, Alessio Ianieri, Alessandra Bosco. E poi, con successiva votazione, vi chiedo di immediata eseguibilità della stessa delibera. Favorevoli? All'unanimità la delibera è approvata. Vi chiedo un'ulteriore votazione per l'immediata eseguibilità, favorevoli, la stessa è immediatamente eseguibile. Passiamo alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, che è l'elezione del Presidente del Consiglio. Serietà, può intervenire lei per specificare le modalità di votazione? Già esplicitato nella proposta, viene nominato Presidente del Consiglio, nominato Presidente del Consiglio il consigliere che riporta più voti. Il sindaco ha la facoltà di indicare il nominativo, poi si procederà con votazione a scrutinio segreto, quindi vi verranno consegnate le schede sulla quale potete apporre o meno il nominativo indicato dal sindaco. Quindi chi riporterà poi più voti sarà nominato Presidente del Consiglio. Allora io propongo all'elezione del Presidente del Consiglio, come ha detto Sua Eccellenza prima, una consigliatura votata al femminile, e quindi propongo al Presidente del Consiglio Federica Di Giuseppe. E aggiungo che bisogna nominare gli scrutatori, quindi se ci sono dei volontari, 5 anni fa era Sabrina, Barbara, però se vogliamo cambiare possiamo cambiare tranquillamente. E quindi allora, allora chi sono gli scrutatori che si offrono? Posso ripetere? Sì, però Lallo, un altro della maggioranza, Giuliani e Di Lauro. Allora, Di Lauro, tutte donne, allora, Carmine,
L'urla per uno per la votazione. Lì. Le penne. Allora. Carmine, scusa, ma hai tolto gli altri bigliettini dalla tema? Stiamo portando questi che adesso si controlliamo prima. Fammi vedere. A posto, ecco quello del mago. Federica di Giuseppe. 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 Federica. Di Giuseppe Federica. Federica di Giuseppe. Federica di Giuseppe. No, adesso di Giuseppe.
Federica Di Giuseppe. Spento quello. Federica Di Giuseppe. Federica Di Giuseppe. Esibibilità di questa delibera. Favorevoli? La delibera è immediatamente eseguibile e quindi chiedo al Presidente di assumere la presidenza di questa assise consiliare. Con piacere. Ringraziarvi tutti, ringraziare tutto il consiglio per la mia elezione, sono onorata, vi ringrazio di nuovo e sarò il presidente di tutti, eserciterò la mia carica in modo imparziale ed equo. Sarò imparziale, sarò un presidente imparziale ed equo secondo quanto richiesto anche dal nostro statuto e dal regolamento comunale. Inoltre sarò sempre pronta ad accogliere tutte le vostre istanze, cioè del consiglio, dei vari organi comunali e della cittadinanza per quanto compete limitatamente al mio ruolo, ovviamente. E rappresenterò il consiglio comunale presso gli organi del nostro comune, degli altri comuni e degli enti pubblici, quando e se sarà necessario. Grazie mille ancora per la mia elezione e auguro a tutti buon lavoro. Passiamo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, che è il giuramento del sindaco. Nei giorni 3 e 4 ottobre sono state indette le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e il dottor Massimo Tiberini è stato proclamato sindaco da parte dei presidenti delle varie sezioni del Comune di Casoli. E nella delibera che abbiamo approvato poco fa abbiamo appunto sancito la sua elezione e quindi secondo l'articolo 50 del decreto di legge 267 del 2000 il sindaco deve prestare il giuramento solenne, quindi invito il sindaco ad alzarsi e indossare la fascia per il rito e alziamoci tutti per il suo giuramento. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Un applauso.
ricordo suo nostro di tutta l'esperienza di casa. A lei complimenti per lei. Questo giornale è importante. Assolutamente sì. Colgo l'occasione, eccellenza, per rivolgerle un saluto deferente di tutta la cittadinanza di Casoli e l'intero Consiglio Comunale, e che per noi è veramente un grande onore averla qui in rappresentanza del Governo, in rappresentanza dello Stato centrale. Noi che viviamo quotidianamente l'attività amministrativa e la vita nei piccoli borghi, sappiamo che cosa significa realmente amministrare un paese, sappiamo le difficoltà che quotidianamente si presentano, e averla qui con noi questa sera è un segno di vicinanza che ha personalmente già dimostrato in altre attività, perché abbiamo avuto modo di conoscerci, anche e soprattutto affrontando assieme le difficoltà del Covid. Lei non si è limitato soltanto a svolgere un incarico prefettizio, ma ha voluto intervenire personalmente, guidandoci, dandoci il proprio sostegno nelle attività con il tavolo Salus Express. Ed è proprio per questo che io la voglio ringraziare pubblicamente per quello che ha fatto e che per quello che continuerà a fare per tutta la nostra provincia. Oggi, eccellenza, vede, è un consiglio comunale fondamentalmente nuovo. Circa i due terzi dei consiglieri sono persone nuove che non hanno mai calcato gli scranni di un assise consigliare. Ed è proprio per questo che noi abbiamo una responsabilità aggiuntiva, ma abbiamo una grande possibilità di poter lavorare assieme. Un lavoro che dovrà essere fatto con impegno, con costanza, e così sarà fatto. Io sono molto fiducioso di questa squadra, ma proprio dell'intero Consiglio Comunale, perché a mio avviso è un Consiglio Comunale che è scevro da condizionamenti passati e che può dare realmente un contributo forte a un'azione amministrativa di tutta la nostra comunità, ma da esempio anche per gli altri territori, e questo noi lo faremo con forte convinzione. Personalmente spero di poter portare ai nostri amministratori quello che mi è stato dato dai precedenti amministratori, perché l'impegno, la determinazione, il lavoro costante nell'affrontare le problematiche che si sono presentate via via negli anni sono frutto di insegnamenti che noi e che io personalmente ho nel mio modo di essere, nel mio modo di comportarmi, ed è proprio per questo che la stessa generosità che ho ricevuto spero di poterla trasmettere ai nostri amministratori, assieme a me anche con chi ha avuto modo già di amministrare Casoli, e non solo Casoli. Quindi la responsabilità è tanta, la voglia di fare altrettanto, abbiamo tanto da lavorare, e dovremmo sicuramente lavorare perché le possibilità che si presentano oggi sono possibilità molto più importanti negli anni passati. Ci sono le possibilità che vengono dall'Europa, e noi lavoreremo in modo inclusivo con i finanziamenti europei che potranno dare uno sviluppo aggiuntivo che la nostra Casoli ha bisogno, che il nostro territorio ha bisogno, ma l'intero Abruzzo dovrà emergere, e noi siamo pronti a far emergere il nostro territorio e dare il nostro contributo. Quindi, eccellenza, grazie di nuovo per la sua presenza. Io voglio augurare a tutti, veramente a tutti, buon lavoro a tutti i presenti, e credo che sarà veramente uno slancio forte per la nostra Casoli. Grazie. Sono un po' restio a fare interventi, però devo dire
dal momento in cui ho deciso di andare a onorare, a salutare i sindaci che sono stati eletti, soprattutto quelli che hanno deciso di fare il Consiglio Comunale durante la settimana, che ringrazio il sindaco per questo, perché ha compreso quali erano i miei problemi, soprattutto sul sabato e la domenica, che cerco di utilizzarlo anche per scopi personali. Ma ci tenevo, perché il sindaco Tiberino, una delle prime persone che ho conosciuto, abitando anche lui per la provincia, nel palazzo dove siamo, via a Chieti, e da subito ho capito che è una persona che ci tiene al proprio territorio, non fosse altro perché io ho detto che chi si dedica all'attività di sindaco è persona che va premiata già solo per averlo scelto di fare, perché ci vuole coraggio. Solitamente si dice chi sbaglia, no, sbagliare è umano mestre, perseverare di accordo, lei ha perseverato, sì, ha voluto riprovarci, però perché evidentemente sapeva che i suoi cittadini la vogliono bene, quindi quando uno si ripropone è evidente che ha successo di nuovo, è chiaro questo. Quindi onore e merito a lei perché ha voluto riprovarci ancora. E mi ha fatto molto piacere ascoltare le sue parole, perché sono state toccanti. Per tanti motivi, ognuno di noi siede qui ed è presente in questo momento perché c'è stato qualcuno che l'ha preceduto nell'incarico di sindaco, nell'incarico di consigliere, nell'incarico di assessore, di presidente del consiglio, di prefetto, nell'incarico del comandante della stazione. Ecco, ognuno ha avuto l'incarico di vigile, ognuno di noi ha avuto chi l'ha preceduto e a ognuno di noi è stato lasciato qualcosa. E quel qualcosa va conservato gelosamente, ma va anche, come dire, fatto progredire gelosamente. Ricorderete tutti, qua siamo tutti di estrazione cattolica, immagino, la parabola dei talenti, no? Cioè chi li ha fatti fruttare e chi li ha messi sotto terra. Io penso che il sindaco è uno di quelli che li ha fatti fruttare i talenti, e non lo dico io perché faccio il prefetto, ma perché proprio in questi territori, se non c'è la volontà di farli fruttare i talenti, è inutile proporsi, è inutile iniziare l'attività. Sì. Quindi sono state toccanti le sue parole perché ha fatto riferimento a chi l'ha preceduta. Poco prima, posso riferire una cosa che lei mi ha riferito, nel guardare alla sinistra, qui dove ci sono le effigie e i ritratti delle persone che hanno svolto questa funzione, quindi hanno preceduto, e bene fate a tenerli presenti qua dentro, perché come se ci fossero sempre. Abbiamo parlato di una persona che non c'è più, che è recentemente scomparsa, no? Il sindaco De Luca, che è stato un episodio che devo dire mi ha sconcertato, a me che ero prefetto e non lo conoscevo, immagino chi l'ha conosciuto. E dunque anche questo riferimento, il fatto che gli ha detto se io sono qua lo devo a lui, a lei è l'onore, e io lo dico con una punta di commozione. Quindi onore al sindaco e buon lavoro a tutti e viva Casoli. Bene. Adesso passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, la comunicazione da parte del sindaco delle avvenute nomine dei componenti della giunta e del vice sindaco. Allora, i quattro assessori sottoelencati fanno parte della giunta e sono Di Lauro Barbara, De Pietra Domenico, Carafa Vincenzo e Lallo Veronica. La carica di vice sindaco Di Lauro Barbara e di assegnare un applauso per la vice. Assegnare ai succitati assessori le seguenti deleghe: Di Lauro Barbara, ambiente, gestione rifiuti, gestione criticità, servizio idrico integrato, oasi di Serranella. De Pietra Domenico, bilancio, urbanistica, commercio.
Carafa Vincenzo, lavori pubblici, protezione civile. Largo Veronica, politiche sociali. Non c'è votazione e le deleghe sono state tutte accettate. Adesso invece passiamo al quinto punto all'ordine del giorno e che riguarda l'elezione dei componenti della commissione elettorale comunale. Allora, per quanto riguarda l'elezione del comitato elettorale del comune, il comitato è composto dal sindaco più tre membri effettivi e tre membri supplenti. Adesso ci occorrerà ripetere la votazione. Ripassare il microfono, lo diciamo. Ah, già quindi non funziona. Penso che no. Allora, per quanto riguarda l'elezione della commissione elettorale comunale, bisogna eleggere tre membri per il numero degli abitanti di casa, eccetera. Il sindaco non partecipa alla votazione, quindi sarete tutti e 12 voi a votare per scrutinio segreto. Sono eletti quelli dei nominativi, dei consiglieri che riporteranno più voti e devono essere tre membri effettivi, tre membri supplenti. Si procederà con una doppia votazione, se lo si vota insieme, maggioranza e minoranza. Quindi sapete come vanno questo tipo di votazione. Se della minoranza, io faccio quello che diciamo dice la norma, non riporta voto nessuno, oppure almeno i tre voti previsti dalla legge, viene in rappresentanza della minoranza, viene eletto un rappresentante della maggioranza, ma questo non si è mai verificato. Quindi si procederà con il sindaco, con i nomi degli scrutatori stessi di presentanza, sì, sì, sì. E quindi procediamo con due votazioni. Poi la commissione elettorale comunale verrà convocata quando sarà necessario, insomma. Non è un impegno, diciamo, non dico gravoso perché è importante, però non è che si fa la convocazione della commissione tutti i mesi. Ve lo anticipo già, la prima commissione ci sarà il mese di gennaio con gli scrutatori, perché come sapete il mese di ottobre viene affisso il manifesto per chi volesse essere iscritto all'albo degli scrutatori, mentre poi a novembre ci sarà il manifesto per chi vuole essere iscritto all'albo dei presidenti di seggio. Poi il mese di gennaio ci sarà la commissione elettorale che approverà questo elenco, questo aggiornamento, che poi servirà quando ci saranno le elezioni. Quindi, procedere, Carmina. Quindi, gli scrutatori sono sempre. Thank you.
no, così non è giusto. Grazie.
8, 9, 10, 11 e 12. Federico Pietro Paolo. Domenico De Petra. De Petra Domenico. Giuliani Sabrina. De Petra Domenico. Sabrina Giuliani. Pietro Paolo Federico. Domenico De Petra. Sabrina Giuliani. Sabrina Giuliani. Pietro Paolo Federico. Federico Pietro Paolo. Riguarda la commissione elettorale, membri effettivi Candeloro Carmine, di Giuseppe Federica e Ianieri Alessio, membri supplenti De Petra Domenico, Pietro Paolo Federico e Giuliani Sabrina. Adesso voteremo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli. All'unanimità, devo fare. Così, avete votato tutti? Sì, allora se non ci sono altri se non ci sono interventi, vuole fare magari un saluto, un augurio, siamo, si può prenotare. Cominciamo con Pietro Paolo. Prego, consigliere Passanti, la facoltà. Buonasera a tutti, prima di tutto l'eccellenza di sostenere sindaco, cari consiglieri. Non mi nascondo che sono particolarmente emozionato, nonostante la mia venerante età. Dottore, si tocca la maschera, così sentiamo meglio. È un'abitudine, nonostante la mia veneranda età e la mia famigerata faccia tosta, mi sento emozionato come... come un ragazzino al primo giorno di scuola. Per me essere qui è un privilegio, ritengo che sia un privilegio dover rappresentare i cittadini di un paese come Cassoli, che è un paese sicuramente che merita tutte le attenzioni da parte nostra, rappresentare quelli che hanno votato naturalmente per la maggioranza, a cui vanno i miei complimenti, le mie congratulazioni, a quelli che hanno votato la minoranza e soprattutto a quelli che non hanno votato, che hanno ritenuto opportuno addirittura non recarsi al voto o che pur recandosi al voto hanno ritenuto opportuno esprimere una scheda bianca. Per utilizzare un termine caro al signor sindaco, che mi onora della sua considerazione e della sua amicizia, che io ricambio, lui ben lo sa, con sincerità e con affetto, la vera politica virtuosa è quella che induce al voto tutti i cittadini. Per cui noi dovremmo rappresentare pure quelle due persone su cinque che non si sono recate a votare.
E questo sarà il nostro compito principale, fare in modo che anche questi cittadini che hanno ritenuto che né da una parte né dall'altra ci fossero delle persone degne di rappresentare le loro istanze, i loro sogni, le loro prospettive, possano avvicinarsi al voto. Questo è un termine virtuoso che appartiene più a te sicuramente, che hai una tradizione. Io considero molto di più, purtroppo non pratico le virtù, che sono termini quasi cristiani, volevo dire democristiani, ma poi avrei notato un fremito nei consiglieri di una parte e dell'altra. Ma certamente ci compete l'obbligo e l'onere di essere capaci, talentuosi, validi nel rappresentare le istanze di una popolazione che può essere e deve essere soprattutto legata al decoro urbano. Questo certamente. Siamo stati insieme per la scelta e per la denominazione di Casoli e l'elezione di Casoli a borgo più bello d'Italia, uno dei borghi più belli d'Italia, e tante cose hanno cospirato, abbiamo cercato di nascondere tante cose che non andavano bene, siamo stati aggrediti da uno sciame di formiche volanti sulla torre del castello, per cui nonostante parecchi eventi abbiano remato contro di noi, contro la nostra volontà, ci siamo riusciti. Ecco, si parlava prima degli antenati, rispetto degli antenati che ci hanno consegnato questo borgo, che bello è, che nessuno lo può smentire, ma questa è una staffetta che andrà trasferita poi ai nostri figli, ai nostri nipoti, per cui il decoro del paese deve essere un'esigenza e una volontà comune. In questa sala noi svolgeremo degli incontri, saranno solo degli incontri. Io muto il termine dall'attività sportiva, anche nelle attività sportive più violente, la box, la lotta, non si parla di scontri, si parla di incontri. E quindi l'incontro è fondamentale, così come è fondamentale il dialogo. Il dialogo, che qui voglio mutuare un termine dalla geometria, non è altro che il diametro è la linea che unisce i due opposti di una circonferenza. Per cui, pur essendo opposti, comunque ci dovrà essere il dialogo. Pur non condividendo le idee, certo si è che noi un unico scopo e un unico interesse comune dobbiamo averlo, che è il bene e il bello della nostra cittadina, laddove il bene diventa il bello e il bello diventa il bene. È un po' il concetto greco del taloi kai agathos, del bello e del buono, del virtuoso, ed è un po' il termine aramaico di Dio quando crea l'universo, e Dio vide che tutto ciò, dice nel Genesi, era top, era bello, funzionale, valido. Io sono sicuro che tutti quanti noi insieme, pur nella differenza di idee, di prospettive, di programmi, riusciremo a realizzare questo. Per cui al primo posto la cultura, e a me sta particolarmente al cuore la scuola, che è l'officina culturale per antonomasia, per definizione, e quindi Casoli deve tornare a essere un polo scolastico di eccellenza. Noi naturalmente potremo rivolgersi solo alle strutture che potremo fornire alla scuola, che poi in assoluta libertà e indipendenza stabilirà quelli che saranno i programmi scolastici. Al secondo posto il decoro, e qui mi rivolgo anche all'assessore Barbara Di Laura, che è persona che conosco e che stimo, che è legata non solo al decoro ma anche all'igiene pubblica. Io con l'acqua ho sempre avuto un pessimo rapporto, e quindi senz'altro soprattutto il centro storico andrà trattato bene, andrà rivalutato. Ci sono delle situazioni assolutamente orribili, penso che ognuno di noi ne sia a conoscenza, perché il titolo di borgo più bello d'Italia è un titolo che abbiamo ereditato ma che va conservato. Non possiamo dilapidare delle eredità che sono costate sacrificio in termini di lavoro e sacrifici di tipo economico. L'altro aspetto che mi preme particolarmente
è quello della viabilità e delle comunicazioni, perché purtroppo i nostri paesi sono un po' isolati da quello che adesso è considerato il centro nevralgico, che sarebbe la costa. Ormai la sanità è tutta proiettata sulla costa, la scuola, le università sono tutte quante massimo a 20 km dal mare. Esiste anche una civiltà della campagna, una civiltà della montagna che andrebbe rivalutata. L'altro appello che faccio a tutti quanti voi è quello di fare in modo che il degrado della democrazia, che io noto, ma per carità è un mio modesto parere, la perdita del valore del Parlamento per quanto riguarda l'amministrazione centrale statale e la perdita del valore del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e il Parlamento dovrebbero avere, riacquistare il valore che meritano, perché il Governo e la Giunta hanno ragion d'essere se hanno un Parlamento qualificato e un Consiglio Comunale, come per buona ventura è capitato a noi, un Consiglio Comunale qualificato. Non scordiamoci che l'Italia è l'Italia dei comuni, e anche il termine politica deriva da polis, città. L'amministrazione saggia, l'amministrazione capace, l'amministrazione valida delle città, dei comuni, è quella che permetterà all'Italia un rilancio e nel particolare a Casoli e al territorio una rivalutazione che possa diventare un polo d'attrazione per tutto il circondario del Sacro e dell'Aventino. Noi garantiamo un'opposizione onesta, tranquilla, serena. L'ho detto all'inizio, non voglio scontri, io sono non violento per natura. Ci saranno polemiche, ci saranno dibattiti, possiamo anche mandarci a quel paese volendoci bene, sicuramente. L'amicizia è un concetto fondamentale, l'amicizia è un termine che significa amicizia, A come alfa primativo, privativo, mancanza di astio, mancanza di odio. Questo non dovrà esserci mai, per cui mi auguro, visto che ho il privilegio per la prima volta di sedere in un'aula consiliare e di poter dibattere con persone che hanno delle idee completamente diverse dalle mie, avere un confronto che comunque sia costruttivo. Abbiamo un interesse comune, mentre fra avversari l'interesse e la vittoria, fra consiglieri comunali, parlamentari, membri di un governo, l'interesse è quello del paese e quello della nazione. Non scordiamocelo, e anche qualora dovessero esserci delle situazioni sgradevoli, mettiamoci una pietra sopra, perché Casoli prima di tutto. Grazie. Grazie dottor Vassalli del suo intervento, e adesso passo la parola a Federico. Buonasera a tutti, io a nome di tutto il gruppo Uniti per Casoli volevo innanzitutto ringraziare la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e fare gli auguri al Sindaco Massimo Tiberini, all'intero Consiglio Comunale, per un mandato che sia fruttuoso e sia di completa collaborazione e unione per il bene di tutta Casoli. Quindi rinnovo gli auguri a tutti, al Sindaco, alla Giunta e a tutto il Consiglio Comunale. Grazie e buonasera. Allora, se non ci sono altri interventi, io ringrazio il signor Prefetto per la sua presenza questa sera, che mi è stata molto gradita. Ho l'occasione per salutarvi, per salutare la cittadinanza, e dichiaro chiusa la prima seduta comunale alle ore 19:26. Esatto. Grazie.